Eccoci, buonasera a tutti, io sono Francesco Pomponio, benvenuti in questa live di Twitch. Oggi parleremo di SEO, lo faremo con il nostro ospite Raffaele Girace, poi a sorpresa si è unito anche un altro nostro membro di 24/7X, Davide, quindi sarà una live bella corposa, molto tecnica. Quindi preparatevi già con delle domande, appunto tema SEO, ce ne sono già arrivate tantissime, però vi invitiamo a fare altre domande qui sul nostro canale, sui commenti. Quindi mettiamoli proprio in difficoltà, questi ragazzi. Tanto aspetto ancora un po' che siamo un po' di persone, siamo già 11, vedo che ci stanno Chiara, ciao Rossano, ciao a tutti. E niente, direi di passare e di presentarvi quindi i nostri ospiti. Eccoli qua. Ciao Raffaele. Ciao, ciao a tutti. E ciao Davide. Ciao. Ciao ciao, buonasera a tutti. Sound check, ci sentite bene? Sì, è vero, in chat scriveteci se sentite bene, Provateci così. se ci si sente, ma credo di sì. Perfetto. Perfetto, ottimo. Ok, Ok. bene, innanzitutto devo dire bellissima la canzoncina di ingresso, molto chill, molto, molto tranquilla, l'ho Apposta sentita adesso per la prima volta, bellissima, spacca di brutto. apposta per rilassare prima dell'andata Infatti, live, di scendere sul palcoscenico. ho notato, molto, molto, molto carina. Bene. Live tosta, sarà una bella live, argomento tosto e spero tante domande. Metteteci in In difficoltà, difficoltà. ecco, fateci rispondere. Ne abbiamo raccolte un bel po'. Poi vi ricordo a tutti che ovviamente tutto quello che diremo in questa live, tutti i tool che andremo a suggerire, risorse varie, poi le metteremo tutte quante sul nostro canale Telegram, che adesso Perfetto. vi linko, eccolo qua. Quindi ricordatevi poi, se ancora non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale Telegram o in generale, comunque, se invece siete già iscritti, tutto quello di cui parleremo lo ritrovate qua, oltre che condivideremo anche in chat. Poi invece per rivedere questa diretta e anche altre dirette, magari tema SEO, qualche giorno fa proprio Davide ha parlato della SEO lato YouTube, potete andare sul nostro canale YouTube, che è questo qui. Ok. Bando alle ciance, iniziamo a entrare nel vivo Tuffiamoci. e io vi faccio entrambi la domanda più classica e facile del mondo, però in realtà che apre un universo di risposte. Ma che cos'è la SEO esattamente? E che cos'è la SEO nel 2021? Ok. Allora, Davide, vuoi rispondere tu o parto No, io? no, pure, fai pure, Raff, tutto tuo. Ok. Allora, innanzitutto, una piccolissima premessa che va fatta. La SEO è molto molto interessante come tecniche, come cosa devo andare a studiare per effettivamente fare SEO, che cosa vuol dire fare SEO, eccetera, eccetera. E soprattutto le mie azioni dove poi vanno a lavorare su quali motori di ricerca? Bene, la piccola premessa che facciamo è che Davide l'altro giorno ha parlato di YouTube e YouTube, ricordo a tutti, essere il secondo motore di ricerca al mondo, subito dietro Google. Quindi il mondo Google fatto da Google come motore di ricerca e YouTube rappresentano praticamente i due terzi, i due quarti, se vogliamo esagerare, dei motori di ricerca attivi ad oggi. Poi ovviamente anche Bing ha il suo mercato, DuckDuckGo, eccetera, eccetera. Quindi
arriviamo subito alla risposta, no? Che cos'è la SEO? La SEO intesa come acronimo è Search Engine Optimization, quindi ottimizzare il mio sito web, detto in modo banale, per i motori di ricerca. Quindi la SEO esiste da quando esiste Google, perché c'è sempre stato il bisogno di essere su Google, essere tra le risposte delle query di ricerca degli utenti. Ecco, altra premessa. Cos'è una keyword e cos'è una query? La query è quello che l'utente cerca su Google. La keyword è la parola chiave su cui io lavoro, che nel 99% dei casi coincidono, però prendono ovviamente il loro, come dire, il loro significato varia dal luogo in cui lavori, se da fuori Google a dentro o se da dentro Google a fuori, quindi da dentro alla SERP di Google verso gli utenti. E quindi mi piacerebbe vedere un attimino con voi, ecco, un'altra piccola parentesi, il mio termostato dice che dentro casa ho 29 gradi e quindi perdonate la magliettina di Van Gogh che si scatta un selfie e eventualmente la mia fronte lucida, ma è veramente un periodo di... se apro la finestra fuori entra direttamente un pezzettino di sole. Quindi cosa volevo raccontarvi? Come inizia, no? Quali sono le rivoluzioni che ci sono in ambito SEO e che ci sono state in ambito SEO? C'è una cosa molto divertente, diciamo così, che si chiama Google Slaps, gli schiaffi di Google, e che ne parla anche Russell Brunson nel suo libro Traffic Secrets, certo. Ovviamente nel capitolo legato alla SEO. E i Google Slaps sono esattamente quello che succede ogni qualvolta, grazie al mio Google Home. Ogni volta che si nomina un Google cioè, parte sempre qualcosa in casa. Il mio è molto molto, come dire, molto sensibile. Uno... sì, esatto, ha un udito sopraffino. Anche okay. Quello che pensi in realtà. Quindi, probabilmente. Dopo aver staccato il microfono, torniamo a noi dicendo che i Google Slaps sono tutte quelle volte in cui ci sono i core update dell'algoritmo di Google che stravolgono i risultati di ricerca. Ed è successo spesso negli anni. Sull'account Twitter di Google, quello che si chiama Google Search Liaison, non so bene come si pronunci, dopo lo linkiamo, lo vediamo, ci sono praticamente tutti i comunicati stampa ufficiale di Google. E potete vedere che praticamente un messaggio ogni 5 parla di un update. Quindi c'è un minus update, un piccolo update da quest'altra parte, un altro piccolo update circa lo spamming, eccetera, eccetera. E poi ci sono quelli più temuti di tutti, ovvero i core update. I core update, come detto, ce ne sono stati tanti. E ogni core update ha creato un macello assurdo. Ovviamente tra un update e un altro passano di solito 3, 4 fino a 6 mesi. Tendenzialmente ne abbiamo 2 l'anno, però ognuno di questi fa molta paura a quelli che di lavoro fanno i SEO specialist, quindi sì. Creano una struttura, ottimizzano una struttura, dei contenuti, eccetera, eccetera, per i propri clienti. Quindi ti faccio una domanda. Vai. Secondo te perché Google, che comunque è l'agenzia numero uno in assoluto per i motori di ricerca, comunque sì, ci sono magari Bing, però viene molto molto dopo, no? Quindi non, penso sia difficile che qualcuno inizi a usare altri motori di ricerca in maniera facile. Perché fa così spesso, continuamente update, e così importanti, mettendo poi magari in difficoltà chi lavora con questi strumenti? Perfetto. Che cosa tiene veramente? Bella domanda. Bella domanda. Ti dirò,
a Google non frega nulla di chi fa il SEO specialist, non gliene frega assolutamente niente di chi lavora ottimizzando il sito del proprio cliente. Google si dice essere cambiato. Non è un motore di ricerca, Google è un motore di risposte. Per Google, lo stesso, ecco, anche la parte di advertising, eccetera, eccetera. Per Google la cosa importante davvero è fornire all'utente che fa una query la migliore esperienza. E per migliore esperienza ovviamente intendiamo la risposta alla propria domanda. Se un utente cerca posso mandare un amico a prendere le mie medicine in farmacia, quest'utente sta cercando se c'è la possibilità di, di creare delle deleghe per andare a prendere dei farmaci con le ricette. Che la farmacia che sta sotto casa ha farmaci e te li porta a domicilio, a Google non interessa. Ed è per questo che fa così spesso così tanti update. Quindi, per risponderti in due parole, gli update servono ad ottimizzare l'esperienza degli utenti che cercano cose su Google. Ti faccio un esempio, mi aggancio ad una cosa. Prima, quando c'erano ovviamente altri algoritmi, adesso praticamente quello attuale si chiama il giugno 2021 core update. Io non ho trovato il nome di questo update, mentre quello subito precedente si chiamava BERT. Quindi adesso ci entriamo anche su BERT, che è stata una rivoluzione. Prima, per fare SEO, bastava mettere nel title della pagina la tua parola chiave. Non lo so, vendiamo bottiglie d'acqua, metto nel title della pagina 10 volte bottiglie d'acqua online, vendita bottiglie d'acqua, vendita di bottiglie d'acqua online, tutte così, tutte mischiate, tutte messe a caso nel title della pagina e in quello che si chiamava meta tag keywords. Quel tag, così come il contenuto e tutta questa roba che funzionava prima e che ora non funziona più, si chiamava keyword stuffing. Quindi prima bastava dire tantissime volte una parola chiave per essere primi, secondi, giù di lì. Ora invece non è più così. Se uno cerca bottiglia d'acqua, Google non è ancora in grado al 100%, ma è la strada su cui sta andando, in cui sta andando, è capire il contesto della ricerca e fornirti un risultato che possa essere pertinente con quella che è la tua domanda. Quindi, cambi. Perfetto. Qui ci stai rispondendo a una domanda che ci avevano già fatto, che ci hanno fatto tra i commenti di LinkedIn. Keyword stuffing funziona o è dannosa per il nostro sito? Quindi proprio il discorso di cercare di fregare Google, no? Quindi di andare a magari inserire la parola chiave numerose volte, però poi magari la frase e il periodo è sgrammaticato in un certo senso. Esatto, no? Esatto. E quindi da un lato, diciamo, l'utente che va a visitare quella pagina sicuramente non lo trova gradevole, perché comunque è una persona umana. Però la domanda è, poi Google effettivamente riesce anche a capire che è sgrammaticato, che è o che ci stai, diciamo, provando in un certo senso? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il concetto è keyword stuffing è una tecnica di inserimento continuo, molteplice, di una parola chiave. In diversi punti del sito, quindi non solo nel title della pagina o in quello che si chiama H1, quindi il titolo a livello grafico, ma in varie posizioni del testo, vari paragrafi. Peggio ancora, prima si utilizzava scrivere bianco su bianco o nero su nero. Ecco, queste sono cose che passano per questa tecnica di keyword stuffing,
che oggi non funziona più, anzi tende a penalizzare il posizionamento della mia pagina. Se io utilizzo una keyword in modo organicamente corretto, può avere senso. Se però, anzi, bisogna dire che spesso e volentieri io, se ho una keyword in particolare, devo utilizzarla più volte ed è giusto farla. Però scrivere un title di una pagina con vendita bottiglie d'acqua, virgola, bottiglie d'acqua in vendita online, non ha senso né per la keyword stuffing né per il posizionamento. Quindi è un'over inclusione di una parola chiave che, se scritta una volta in un modo corretto, va bene uguale. Quindi sì, il keyword stuffing non funziona, è assolutamente dannoso. Sì, infatti aggiungo velocemente qui il punto anche chiave per cui Google ha capito che è molto più importante l'esperienza dell'utente che tutti questi tecnicismi. In tutti i suoi motori di ricerca lo si vede. Infatti, come abbiamo detto, YouTube non dà più molta più importanza alle keyword quanto al coinvolgimento. Quindi quanto un video viene visto, eccetera. Se un video viene visto tanto collegato a una keyword o a una determinata domanda, vuol dire che mi vai a rispondere meglio a quella domanda. Stessa certo. cosa, tra l'altro, con Bert si è visto tantissimo questo cambiamento. Anche sui motori di ricerca normali, il search intent adesso va a essere posizionato molto più in alto di qualsiasi altra tecnica o comunque tecnicismo, come ad esempio, o comunque tecnica, chiamiamola ormai datata, come il keyword stuffing. Assolutamente datata, direi. E poi prendiamo al balzo quello che hai detto, ricordiamoci quanto è importante, così come tips per ottimizzare un articolo o una pagina in ottica SEO, quanto è importante inserire un video. Video caricato su YouTube che parla degli stessi argomenti, magari anche tuo, quindi che fa parte dello stesso dominio, è un'ottima best practice, pardon, per ottimizzare una pagina lato SEO. Quindi sì, sono queste le cose da fare, non keyword stuffing, per posizionarsi. Yes. Ci sta, abbiamo un commento, una domanda di Judo Boy, che vi mostro, che chiede quanto è importante la presenza dell'indice prima di un articolo. Perfetto. Parlando infatti di ottimizzazione di una pagina, visto che lo stavamo dicendo questo qua, o di un articolo in questo caso. Allora, potrei dire cose che possono essere viste a caso, no? Nel senso, io potrei dire che la presenza dell'indice è molto importante. Qualsiasi cosa si dica sulla SEO non è una materia. Cioè, questo facciamo così, faccio prima una parentesi e poi ti dico la risposta, diciamo così. Poi ti dico che aggiunge anche, consigliate un plugin in particolare per l'indice. Ok, ottimo. Quindi, tornando alla risposta, la SEO non è una pardon, non è una materia. Non ci sono dei manuali come magari ci sono per Google Ads. Quindi sappiamo che ci sono dei CPC da mantenere sotto controllo, delle tecniche per scrivere un buon annuncio, delle cose, eccetera, eccetera. La SEO va tutta di esperienza. Ti faccio un esempio per risponderti a questa domanda. Hai mai cercato su Google mal di pancia, mal di stomaco? Molto probabilmente, anzi, facciamo così. Condividiamo lo schermo. Bravo, mi piace. Ottimo. Io, chi mi conosce sa che sono un appassionato della condivisione dello schermo. A me piace dire con i numeri di cosa parlo. Perfetto. Anche io sono dalla tua parte. Mal di pancia. Perfetto. Ok, io enter Germina e my personal trainer. Questa parte qua si chiamano snippet strutturati, sì, che fanno praticamente vanno a prendere tutte le ricerche correlate.
In questo ci entriamo dopo, ma anche questo fa parte della risposta. Andiamo su My Personal Trainer, ad esempio. My Personal Trainer, in ogni articolo, ha il suo indice. L'indice, lato strutturale, quindi lato tecnico, pazzesco, eh? Io sto bevendo quest'acqua e mi sono trovato la pubblicità, vabbè, lasciamo perdere. E, l'indice, lato strutturale, aiuta l'utente ad arrivare direttamente a quella che potrebbe essere la sua risposta. Anche qui torniamo a quello, al concetto principale, motore di risposta, aiutare l'utente a trovare le risposte alle proprie domande. Cambiamo idea, cambiamo domanda. Mal di denti, e invece di My Personal Trainer, che è sempre qui con una e due pagine, proviamo ad aprirne un'altra, vediamo che cosa succede. Mai aperto questa pagina. In questa comunque c'è un mini indice, ci sono le risorse sull'argomento, quindi se io clicco qui vado a vedere altre cose, e anche questo può essere visto come un mini indice. Perché un mini indice? Perché questa pagina qua mi aspetto, ammazza che brutta immagine, mi aspetto che mi porti su un'altra pagina dello stesso sito, ecco qua. Quindi in questo caso l'indice non è cliccabile, ma è un elenco UL. Per risponderti dicendo proprio sì o no, l'indice è fondamentale negli articoli, non solo per una parte tecnica, quindi perché aiuta i crawler a entrare nel tuo sito, definire la struttura dell'articolo, eccetera, eccetera. Ma questa cosa qui torna poi sulla argomento contenutistico, perché dà una mano agli utenti ad arrivare prima a quella che potrebbe essere la propria risposta. Una cosa che mi piacerebbe, ecco, fatto bene, una cosa che mi piacerebbe dire è che la SEO va vista come una pagina di giornale. Non la SEO, pardon, gli articoli di blog, soprattutto gli articoli di blog, ma in generale le pagine di un sito web, dovrebbero essere viste come le pagine di un giornale. Fateci caso, le pagine dei giornali sono ben definite, hanno i loro spazi e, come dire, ogni spazio ha il proprio titolo, i propri paragrafi, eventualmente la propria immagine, le proprie cose, ecco, di ogni articolo, ogni mini articolo di una pagina di giornale ha il proprio spazio. Dobbiamo pensare al nostro sito web più o meno in questo modo, cioè ogni articolo di blog ha il suo titolo, i suoi spazi, e ogni spazio può avere un sottotitolo. Tutti i sottotitoli quindi raggruppati sotto un indice, che è strutturalmente ottimo, e Judo Boy ha praticamente fatto uno spoiler molto molto interessante, e tutta questa parte tecnica va a lavorare su quella che è l'ottimizzazione tecnica e quindi strutturale, tag HTML per intenderci, di un articolo. Per quanto riguarda invece il plugin che ti posso consigliare, non mi ricordo il suo nome e non ho al momento il modo di andare a vederlo. Ne ho utilizzato uno più volte, ma mi spiace, al momento non ricordo come si chiama. Sicuramente proverò a farti sapere il suo nome. Sì, se tanto lo metteremo nelle risorse sicuramente che di Telegram, quindi... Tra l'altro, ricollegandomi a questo e rispondendo anche a Judo Boy, pensa che l'indice è così fondamentale, così importante per Google, che l'ha messo anche dentro come fattore fondamentale della SEO di YouTube. L'altra volta, nella scorsa live, l'abbiamo visto. Quelli che sono i timestamp non sono altro che degli indici. E abbiamo detto che, tra l'altro, quei timestamp vanno a posizionarsi anche nella SERP se io cerco un determinato argomento. Quindi
l'indice per Google pensa che è la roba, una roba importantissima, perché l'utente va subito a trovare la risposta alla sua domanda, e questo per Google è fondamentale. L'utente deve cercare e trovare subito. Lì ha l'esperienza superiore, diciamo, quella che gli lo appaga, e quindi ritornerà di nuovo ad utilizzare il motore di ricerca. Quindi fondamentale l'indice, assolutamente. Esatto, sì, mi viene da dire che alla fine, quando magari uno non sa neanche la risposta precisa, in realtà deve sempre mettersi un po' nei panni di Google. L'obiettivo principale è migliorare l'esperienza dell'utente, e quindi effettivamente un indice, al di là dei tecnicismi, migliora l'esperienza di lettura. Sì, esatto. Effettivamente. E quindi è molto probabilmente Google è abbastanza intelligente da inserirlo nei fattori positivi per il suo algoritmo. Assolutamente. È talmente banale, si potrebbe dire, come risposta che uno non ci pensa. Ma è proprio così. L'indice, un'immagine, un video su YouTube, per quanto possa essere poco conversion oriented, ma linkare ad una risorsa esterna molto autorevole. Assolutamente. Queste sì. Sono tutte cose che aumentano la qualità del page rank, praticamente il punteggio di ogni pagina per ogni keyword, ecco, diciamo così. Ok, allora, visto che hai citato adesso i link, potremo parlare un attimo di questa, insomma, sappiamo che ci sono sia link che puntano, diciamo, al tuo sito, al tuo articolo, quindi backlink, sia link esterni che puntano invece a fonti autorevoli, eccetera. C'è una domanda interessante che dice: noi non controlliamo i backlink, quindi i link che arrivano dai siti da cui arrivano, insomma, che atterrano sul nostro sito. Come facciamo effettivamente a vedere quali sono questi siti, e in caso come facciamo a dire a Google magari che non vogliamo che quel sito possa arrivare che da quel sito possano arrivare utenti, perché magari questi link da dove possono provenire gli utenti non sono effettivamente autorevoli, e poi è qualcosa che ci potrebbe sfavorire. Mi sa che abbiamo perso Raff, la connessione di Raff. Comunque, allora, provo anche a iniziare a rispondere io da questo punto di vista. Allora, giustamente, all'interno della SEO esistono due tipi di link. Gli l'on-site link, quindi i link che collegano alle varie parti interne di un sito, e i backlink, o comunque gli off-site link, ovvero i link che poi collegano al di fuori il nostro sito web. Questi sono una parte fondamentale eccolo, è tornato. Ciao Raff. Ciao ragazzi, c'è stato un blackout a livello generale perché sentivo allarmi lontanissimi. E vabbè, niente di nuovo a Roma Sud. Scusatemi. Stavo parlando un attimo degli on-site, degli off-site, di quanto i link, di quanto siano molto importanti per la SEO, perché comunque, come diceva Raff precedentemente, questi link vanno a dare dei punteggi di attribuzione alla nostra pagina, ok? Sì. Consideriamoli come se ogni volta che riceviamo un link esterno da una fonte autorevole, prendiamo proprio a caso il Corriere della Sera, Wikipedia potrebbe essere, non lo so, forse è un po' più difficile. Wikipedia, penso, cita solo Wikipedia alla fine. esatto. Quando qualcuno ci linka questo, ci linka il nostro sito e followa, quindi mette questo comando per dire allo spider di Google: ok Google, guarda che a me mi interessa che la gente sia collegata a questo sito qua, vada a vedere questa fonte, allora noi riceviamo un punto in più, e questo fa sì che il nostro rank della nostra pagina, o comunque il voto che Google dà alla nostra pagina, salga. Sì, vero. Questa cosa ha un nome specifico, si chiama link building, se la vediamo come attività, anziché invece vogliamo vederlo come cosa che succede. Si chiamano backlink.
Quindi sì, i link che escono da un sito esterno ed entrano nel nostro sito si chiamano, che puntano al nostro sito, si chiamano backlink. E vedo la domanda, ad esempio, noi non li controlliamo, dove li vediamo e come li rifiutiamo. Questo è molto interessante. Sì, quello del rifiutarli, anzi, è fondamentale su alcune cose. Perché, diciamo, di solito è una cosa positiva, no? Che ti arrivano, però esatto, potrebbe essere anche una cosa negativa, perché magari la fonte non è autorevole. Assolutamente, anzi, non ricordo la percentuale, ma tipo, cioè, verosimilmente, sono molto più che confident nel dire che oltre il 90% dei siti online, ma proprio direi anche oltre il 95% dei siti online, ha una autorevolezza bassissima. Assolutamente, cioè, quello che SEO Zoom chiama Zoom Authority, SEMrush non mi ricordo come si chiama, Domain Authority. Domain Authority. Ok, sono delle metriche che vengono create sulla base di punteggi e il 95% dei domini non ha nemmeno più di 5. Quindi che cosa succede? Che molto, molto, molto spesso ci troviamo ad avere in ingresso dei link provenienti da domini che non hanno autorità. Come li vediamo e come li rifiutiamo? C'è uno strumento che purtroppo, come nella stragrande maggioranza dei casi, gli strumenti ufficiali non se li fila nessuno. Cioè, c'è la Search Console, che è lo strumento che ci permette di guardare il nostro sito con gli occhi di Google. Però pochissima gente la utilizza. La Search Console è perfetta per fare il 50% di tutte le cose che lato SEO vanno fatte. Una su tutte è il controllo generale, la seconda è controllare l'andamento di ogni singolo URL, la terza, chiedere il posizionamento di ogni singolo URL o in massa con le sitemap, e la quarta è rimuovere i backlink non voluti. Si può fare da lì tranquillamente. C'è una sezione dedicata alla rimozione dei backlink nella Search Console. E vi consiglio vivissimamente di collegare innanzitutto il vostro dominio, la Search Console, al vostro dominio, inserendo un piccolo tag, oppure ancora in modo ancora più semplice, utilizzando i vostri account di Google Analytics o di Google Tag Manager, se siete amministratori, e la verifica avviene in automatico. C'è anche un altro metodo, a livello di DNS, quindi di dominio in generale, che però è un po' più complicato e non permette la piena gestione. Quindi sempre meglio dividere le proprietà in domini e gestire ogni dominio con la Search Console in modo singolo. Quindi la Search Console è la risposta a questa domanda. La risposta, esatto. Perfetto. Assolutamente sì. Tra l'altro è vero, poi ci sono altri tool come anche SEMrush che mette a disposizione questo automatismo per cui puoi andare a rifiutare determinati link oppure ti scarica già la lista poi per andare a richiedere a Google di togliere questi link che puntano al tuo sito. Ma naturalmente, come ha detto Raff perfettamente, utilizzate la Search Console perché è uno degli strumenti, tra l'altro è gratuito, quindi... Esatto, è uno degli strumenti migliori per lavorare sulla SEO, quindi non pensiamo che tool che magari sono riusciti a livello di brand awareness a salire anche di fama come Moz, come SEMrush, come HNRF, tutti questi grandi tool è vero, hanno tutte le loro funzioni in più, ma al 50% fanno la stessa cosa che voi potreste fare con Search Console. Quindi, che tra l'altro ci tenevo a dire AHRF, per i comuni mortali diventa AHRF. AHRF, sì. Sì. Che tra l'altro non riesco mai a pronunciare bene, però comunque... Va bene, va bene. C'è qualche altra domanda interessante? Perfetto.
Allora, sì, ce ne abbiamo tante. Proprio. Ce n'è una molto che potrebbe aprire un discorso molto, molto lungo, però secondo me è doverosa perché alla fine una delle punti principali della SEO e di quello che facciamo sono le keyword poi che andiamo a utilizzare, no? Quindi immaginiamo di fare una keyword research, di scegliere delle keyword da utilizzare per un nostro articolo, per o anche potrebbe essere per un e-commerce, per descrivere un prodotto, eccetera. Poi, successivamente, nel momento in cui ormai il sito, l'articolo, la pagina è già attiva, come faccio a capire se le keyword che ho scelto sono le keyword giuste? Che cosa devo andare a vedere? Ok, bene. Potrei risponderti in due modi. Inizierò con quello cattivo. Il traffico che ricevi è effettivamente quello che vuoi? C'è una delle tante cose che appunto per rimarcare la qualità della Search Console come strumento, una delle tante cose che ci fa vedere è proprio una parte dedicata alle query che richiamano i nostri articoli, il nostro sito web, su quale posizione della SERP. Quindi, se io vendo le solite bottiglie d'acqua e voglio andare a vedere, ho creato un articolo, ho creato un sito web, ho ottimizzato tutto sulle keyword, ho creato un articolo che parla di vendita di bottiglie d'acqua, eccetera, eccetera, faccio tutta questa roba qui. Bene, vai sulla Search Console e metti a confronto le query per cui stai ricevendo traffico con l'URL che vuoi andare a verificare. In questo modo, infatti, tu potrai andare a fare un'associazione quasi uno a uno. Ovviamente dobbiamo eliminare tutte quelle query, tutte quelle keyword e dati vari che non vengono presi in considerazione per mille motivi, privacy, query che sono scritte male, tutta una serie di motivi. E posso andare a fare quindi un'associazione quasi uno a uno di quale query mi ha portato quanti click, in che posizione della SERP sono uscito e quante volte questo è successo. Cioè, quante impression ha fatto il mio articolo sulla SERP, in che posizione per quella query, ho tutti i dati che voglio. Ovviamente, poi, collegando la Search Console a Google Analytics, piccola parentesi, subendo un ulteriore taglio dei dati che mi fa vedere, purtroppo sempre per privacy e cose del genere, potrò andare a vedere anche quali sono le query che mi stanno portando conversioni. Una volta che collego appunto Google Analytics e la Search Console, nella parte acquisizione Search Console Query, dovrebbe essere questo il percorso, ci saranno, appariranno quindi tutte le query per cui un utente ha fatto una sessione sul mio sito web e quindi tutti i dati che mi dà Google Analytics, quanto tempo c'è stato, la frequenza di rimbalzo, eventuali conversioni. Quindi sicuramente fare delle prove da solo, cioè scrivo un articolo, dopo 3, 4, 5 giorni, una settimana, vado a fare delle ricerche su Google o utilizzo dei tool che magari dopo vediamo, per vedere effettivamente come sono posizionato per le keyword che mi interessano, oppure utilizzo la Search Console per andare a vedere quali sono le query che mi stanno portando traffico, se ce ne sono. Perché potrebbe, il mio articolo potrebbe non essersi ancora posizionato o non essere idoneo al posizionamento. Perfetto. Quindi, mi ricollegherei proprio, visto che stiamo parlando anche di un articolo, inizierei a fare un po' di chiarezza, nel senso diamo un po' di base pratica a chi ci sta seguendo, nel senso, ok, abbiamo detto che molto importante è la ricerca delle keyword, certo. Molto importante è anche mettere l'indice all'interno del nostro articolo. A livello tecnico, poi, quali sono le altre parti che cioè, ognuno di noi dovrebbe stare attento quando pubblica un articolo? Nel senso, ho fatto tutta la mia ricerca,
ho trovato le parole chiave per cui io voglio rankare, per cui mi interessa scrivere un articolo, ho scritto tutto il mio articolo, ma adesso devo ottimizzarlo. Ok. A livello tecnico, cos'è che devo stare attento? Parliamo anche proprio di tecnicismi puri, quindi tag, meta tag, eccetera. Ok, ok. Bene, questa entriamo nella parte che mi piace, no? Ok, allora, diciamo che quando creo una pagina di un sito web o un articolo, la differenza ovviamente sta nella natura e nella struttura delle due cose. Perfetto. Un piccolo tip, i miei 2 centesimi, e poi entriamo nella risposta. Quando noi abbiamo un blog, nell'URL scriviamo blog, cioè l'URL dell'archivio blog deve essere blog, in modo tale che noi diamo già a Google, non diamo nessuna possibilità di sbagliarsi, né ai crawler e né ai crawler nel senso che andranno poi a girare e a girovagare nel sito, e gli né spider, chiamiamoli. Esatto, gli spider, molto più semplice effettivamente, e nemmeno al quando gli chiederemo di posizionarci. Quindi quello è il nostro blog, da lì partono i nostri articoli. E quindi mi riaccaccio... prima parte stiamo attenti all'URL. All'URL. All'URL, guarda, tantissimi errori vengono fatti sull'URL, perché ti racconto, come dicevo, pagine e articoli si dividono, l'ottimizzazione si divide in 2 macro argomenti, tecnica e contenutistica. Assolutamente. Sulla parte tecnica rientra anche e soprattutto il famoso salto logico. Che cos'è il salto logico? Il salto logico è un URL che contiene una porzione che non punta a nulla, che va in 404. Un esempio lampante sulle pagine è WooCommerce con i prodotti. Certo. Infatti, quando c'è WooCommerce di mezzo, c'è sempre un programmatore dietro, perché una delle prime cose che va fatta è proprio la gestione di ciò. Ti faccio un esempio, cioè ti spiego cosa voglio dire. Noi abbiamo la pagina shop che ha come URL, ad esempio, raffaellegiraci.it/shop, e lì c'ho il listing di tutti i miei prodotti, quindi senza alcun filtro. Perfetto. Clicco su un prodotto, qualsiasi, l'URL cambia, diventa raffaellegiraci.it/prodotto/nomeprodotto.html. In Certo. questo caso, cos'è il salto logico? È lo spider che prende l'URL, lo divide in pezzetti, capisce cosa dell'URL è una directory e cosa è un'URL finale. Ho fatto, non so se avete fatto caso, ma ho volutamente messo il punto HTML alla fine di questo URL di esempio. Perché? Perché con il punto HTML alla fine, è vero che non è una regola, è vero che possiamo non metterlo, ma diamo agli spider la certezza che quella è l'ultima pagina. Dopo di quello non c'è nulla. Perfetto. Cosa succede però sulla pagina prodotto? Noi abbiamo detto raffaellegiraci.it prodotto, nome prodotto. Se io cancello nome prodotto.html e lascio solo prodotto, quella pagina mi andrà in errore, mi andrà in 404 possibilmente. Quindi quello che cos'è? Un salto logico. Sulla parte di blog, ad esempio, questa cosa non avviene come salto logico, ma avviene come incongruenza dell'alberatura. E quindi che succede? Facciamo raffaellegiraci.it/blog e ho il listing dei miei articoli. Clicco su un articolo e avrò raffaellegiraci.it/nomearticolo.html. Però dentro c'ho tutti i tag, ho link ad altri articoli, ho link ad altre pagine. Queste pagine saranno linkate senza un'alberatura corretta. Cosa
Cosa voglio dire? Quando si va a fare un nuovo sito web o si va ad ottimizzare un sito web esistente, una delle prime cose che bisognerebbe fare è mettersi lì con una lavagna bianca o con un file Excel o con... Oddio, c'era un tool che faceva proprio la tree map di un sito web. Al momento ce ne sono migliaia, ecco, quello che utilizzavo io anni fa, che mi trovavo da Dio, poi in realtà ho smesso, ho iniziato ad usare Miro o Google Sheet per comodità. Ti permette anche in modo grafico di andare a vedere cosa succede sulla tua alberatura. Cosa voglio dire? Ecco, per concludere sulla parte tecnica degli URL, dobbiamo stare attenti, e troppo spesso, diciamocelo, bisogna poi avvalersi di programmatori che fanno questo, fanno queste magie, ricostruire i pezzi. C'è un mio caso studio, e in realtà ci sono ancora? Sì. Scusatemi, sì, purtroppo sì, penso di avere ancora problemi con la rete, mi spiace. Dicevo, c'è un caso studio appunto che ho postato su LinkedIn, dove con la sola rialberatura SEO Zoom mi aveva trovato una roba come 900 keyword posizionate in più. Cioè, la non rottura del sito aveva dato un boost eccezionale. Questo è un post di 2 anni fa, per chi è curioso di andare a vedere appunto di cosa parlo. E passando anche alle altre parti tecniche, come dicevo prima, è molto importante, mantenere una sorta di coerenza, sia lato tecnico, sia lato strutturale, visivo, eccetera, eccetera, di tutti gli elementi delle pagine. Per fare un esempio, un elemento in HTML viene messo sotto un div. Bene, ogni div che contiene del testo dovrebbe contenere un header da 1 a 6, certo, e del testo, nonché un'immagine, un link esterno, potenzialmente un video. Ecco, solo che poi rientra nella fattibilità dell'ottimizzazione e anche in quella che si chiama design. Infatti noi SEO specialist non siamo amici dei designer, perché anche banalmente un designer che crea una pagina web fa il disegno di una pagina web e ci mette di testo e poi tutto il resto immagini e roba del genere, arriva il SEO specialist e dice: ehi, ma qui io ci voglio 2000 parole dentro, e il designer comincia a litigare con il SEO specialist. È una cosa che avviene tutti i giorni nelle varie realtà. Però tecnicamente, quindi, che cosa vuol dire? Aggiungere un solo tag H1 che vada a rispecchiare il title tag, che vadano entrambi a rispecchiare la keyword principale per cui ho già fatto una keyword research. Queste sono banalità, possono sembrare cose datate, SEO degli anni 2000, e invece no, purtroppo è ancora così, ancora attuale, perché è vero che noi dobbiamo dare una risposta all'utente, però la risposta spesso sta nelle parole e quindi bisogna scrivere. E quindi se noi individuiamo una macro risposta, la utilizziamo come keyword e quindi ci scriviamo un title tag apposito. Andiamo a prendere nel account il title tag, non così com'è, ma facendo in modo che lo richiami. Quindi non andandolo a prendere così, fare copia e incolla, ma inserire, allungare la keyword. Andare ad inserire poi degli headers più piccoli, quindi abbiamo messo un H1, ricordiamoci un solo H1 per pagina. Andiamo a mettere H2 e H3, ricordandoci sempre dell'ordine, che vanno a, ad inserire keyword, paragrafi correlati a quello che
abbiamo inserito nella nostra keyword principale. Esempio di prima, mal di stomaco, mal di pancia. My personal trainer parla del mal di pancia, però ti dice le cause, i sintomi, i rimedi, come quando devi spaventarti, quando stai morendo, tutte queste cose qua sono tecnicamente altri titoli di altri paragrafi. Un'altra cosa importantissima, sempre il lato tecnico. Ah, scusatemi ragazzi, io poi mi conoscete, quando mi fate una domanda comincio a parlare a macchinetta. No, vai avanti che è la parte più importante. Poi, okay. Infatti stiamo già ricollegando le altre domande che ci sono arrivate. Perfetto, così. Okay. Fermatemi quando... Sì, che poi se continui e non ti fermi, secondo me riuscirai a rispondere a tutte le domande. Bravissimo, senza che te le facciamo. Le riprendiamo tutte e diciamo, ok, qua Raffa risponde. È finita. Questa fatta, ok, va bene. Ok, quindi, dicevamo, aggiungiamo altri paragrafi con l'indice. Quindi che cosa vuol dire? Aggiungiamo quelli che si chiamano link interni, ma non solo ancore. Dall'indice a un paragrafo, un titolo più in basso. Un articolo oggi, per essere bello agli occhi di Google, deve essere enciclopedico. Enciclopedico non solo nella qualità del testo scritto, però purtroppo anche nella quantità. Perché dico purtroppo? Perché comunque Bert e il suo fratello minore, che è uscito da poco, dal 15 giugno, sono legati tantissimo alla qualità della risposta, sì. Quindi al contesto e tutte queste robe qui. Però non c'è nulla da dire. Se vuoi essere in prima posizione, devi scrivere tanto testo. Quindi articoli enciclopedici, non solo per la qualità, ma anche per la quantità. E poi una cosa fondamentale è creare dei link interni. Avete presente? Prima parlavamo di backlinking, quindi quando un sito esterno punta ad una tua risorsa. È altrettanto importante, ovviamente meno, ma molto importante, creare dei link tra un articolo e un altro. Facciamo un esempio. Supponiamo di essere un blog che racconta come pagare le bollette, esempio. Quindi io ti racconto che per pagare le bollette puoi utilizzare un'app. Quest'app punta quando parlo dell'app che puoi utilizzare per pagare le bollette, punto ad un articolo interamente dedicato all'app. Nell'articolo interamente dedicato all'app parlo del fatto che tu puoi pagare le bollette della luce e il bollo auto. Queste due parole mi linkano a articolo come pagare bollette della luce e articolo come pagare bollo auto. Quindi ragnatela di contenuti, la classica ragnatela di contenuti. Perfetto. Cosa? Vai, di pure. Volendo fare un po' un super incredibile riassunto di tutti i punti, si parte dall'URL ed è importante, sì. Quindi l'alberatura fondamentalmente poi di tutti i vari URL, e poi all'interno delle pagine la divisione degli H1, H2 coerente e appunto fondamentale che non ci siano due H1 quella è la regola base, no? Nel senso H1 è a livello di titolo e a livello di tag HTML il titolo della pagina, sì. Quindi è logico, no? Non possono esserci più titoli in una pagina di giornale, no? Ricordate la famosa pagina di giornale. Quindi nel caso ce n'è uno grande, gigante, e poi ci sono i titoli dei paragrafi che possono essere gli eventuali H2. Dentro c'è un paragrafetto ancora più piccolo, metto un H3. E dentro ancora più nello specifico. Ok, basta. Certo. Poi abbiamo detto dell'importanza dell'indice, che migliora la qualità, dell'importanza dei link interni, e poi hai parlato molto conta anche molto la qualità di quello che c'è scritto effettivamente, no? Esatto. Come fa Google effettivamente a capire la qualità di quello che c'è scritto? Ok, fantastica domanda. Stasera solo bombe spara Francesco. La qualità di quello che c'è scritto
varia innanzitutto sulla base dell'update. C'era un esempio lampante, anzi, se mi date un attimo, perché è tra i miei preferiti. Sì. È tra i miei preferiti. Ok. Eccoci qua. Ricondivido lo schermo. Ormai tutti avranno capito che sono fan della condivisione. Eccoci qua. Allora, questo è un articolo, ovviamente proviene dal blog di Google, che parla di BERT. Quindi lui dice Understanding Searches Better Than Ever Before. Quindi in modo tale che BERT capirà le query degli utenti meglio che prima, meglio che mai prima. Ovviamente, a parte la traduzione letterale di questo titolo, tanto lo fa la qualità dell'algoritmo. E c'era un... Ok, questa... Ok, by applying BERT models to both ranking and feature snippet in search, we are able to do a much better job helping you find useful information. Quindi è tutto basato su questo. La qualità del testo è il fornire quanta più correlazione, quanta più, come dire... coerenza. Coerenza, esatto, grazie mille, della mia risposta nei confronti della domanda degli utenti. Aggiungere ulteriori paragrafi, aggiungere una spiegazione più puntuale, più precisa, più lunga, diciamocelo, di quella che è la query dell'utente, va sicuramente ad aumentare il nostro punteggio al riguardo. C'era anche un paragrafo, esattamente lui, in particolare per le query più lunghe e conversazionali, o le ricerche dove le prepositions fanno molto nel meaning, quindi nel contesto della ricerca, Google Search will be able to understand the context of the words in your query. Quindi, ad esempio, c'era un esempio fantastico che era... Ecco, infatti io prima quando l'ho fatto me lo ricordavo. Ricordo anch'io quell'esempio lì, molto molto figo. Ok, devo confessarlo. Prima ho fatto un esempio basandomi su questo. Allora, can you get medicine for someone? Pharmacy. Ok, prima c'era getting a prescription filled. Medicine plus medical encyclopedia. Ok, figo, interessante, va bene. Potrebbe contenere la mia risposta. Ma quello che voglio sapere io è: can a patient have a friend or family member pick up a prescription? È esattamente quello che voglio. Sì. Quindi, can you get medicine for someone? Pharmacy. La aggregazione di mille fattori, la aggregazione delle prepositions. Fino a qualche anno fa le prepositions erano cancellate. Stop word, bravissime, sì. Ed erano cancellate. Adesso non esiste più questa cosa. Cioè, se io cerco automobili per bambini, la ricerca non è più automobili bambini, ma è automobili per bambini. Il risultato della ricerca molto probabilmente potrà essere simile o lo stesso, ma la ricerca che viene data in pasto a Google non è più automobili bambini, ma per bambini. Ok. Chiarissimo. Okay. Ti posso chiedere intanto di condividere magari questo sul canale, sui commenti? Così poi posso leggere tutti. Oddio, devo solo capire come si faccia da qui. Ah, forse commenti. Commenti e vado. Fatemi sapere. Perfetto. Se ottimo. Sì, poi fateci sapere se in chat se funziona, ma sono abbastanza sicuro che sì. Perfetto.
Comunque sì, mi hai risposto, però al tempo stesso stavo pensando effettivamente, ok, la coerenza con quello che cerca l'utente e la risposta è fondamentale ed è incredibilmente sempre più preciso Google in questo. Esatto. Però mi viene anche da pensare, io potrei aver creato un contenuto estremamente coerente a quella ricerca, però magari ho detto comunque stupidaggini, cioè la risposta giusta, ma il contenuto non è... comunque non è poi di valore, no? E quindi, infatti, mi ricordo, leggevo che comunque c'è un'ottimizzazione poi anche nel tempo, del tipo Google inizia a capire se quel contenuto effettivamente è di valore, no? Esatto. E magari, forse questa è un po' anche secondo modo con cui effettivamente Google inizia a capire che qualità, cioè se l'utente ci arriva, ci si ferma per 5 Bravo. Minuti, Bravo. Vuol dire che è una cosa positiva. Eccetera, eccetera. Esatto. C'è una cosa molto divertente, diciamo così, con la quale potrei risponderti a questa considerazione. Cioè che io potrei creare un contenuto molto ben fatto, ma comunque essere completamente fuori target, fuori strada, meglio. Hai mai sentito parlare di Dottor Google? Cioè, ogni cosa che tu cerchi su Google e stai morendo. Cioè... L'altro giorno mi è ricapitato di nuovo. Ah, sì, ecco, sì. Infatti. Bisogna mai farlo. Questa cosa è esattamente la risposta alla tua domanda. Ah, chiaro, perché le persone, quando leggono qualcosa che sembra un fin di vita, ci si fermano molto di più, in un certo senso. Quindi quel contenuto diventa più importante Ok, non per forza così, anche prima, cioè nel senso... Magari chi scrive che se hai un brufolo sulla punta del naso, come nel mio caso, è capace che tu sia, non lo so, potresti avere una meningite da un momento all'altro, è un contenuto che magari io l'ho scritto sul mio blogspot e l'ho linkato, ho fatto un contenuto chilometrico, l'ho linkato ad un altro sito, perché ad oggi, diciamocelo, c'è anche chi continua a fare SEO con gli articoli su Blogspot chilometrici, quindi SEO gratuita, diciamo così, senza niente. Ottimo, molto molto bene, ma comunque ho scritto fregnacce. Cioè, come dire, non c'è ancora una completa correlazione. Oddio, ma alla fine... In questo caso Google dovrebbe essere tipo fatto anche da dottori che leggono il contenuto e lo bocciano, perché come dovrebbe essere, come dovrebbe succedere, però vabbè. Però sì, è questa la cosa. Uno può scrivere un contenuto ottimo, ma oddio, contenuto ottimo vuol dire contenuto ottimamente ottimizzato, quindi con la parte tecnica che rispecchia bene, la parte contenutistica che rispecchia le ricerche degli utenti, ma poi scrivere fregnacce. Assolutamente sì. Carissimo. Contrario, okay. Questo qui invece, Google si comporta in modo diverso per quanto riguarda la SEO di YouTube. Come abbiamo visto l'altra volta, un video viene recepito positivo e quindi viene fatto rankare più in alto nelle prime 48 ore di vita. Poi difficilmente il video si potrà posizionare più in alto rispetto ad altri video nel tempo, o comunque anche nel lungo periodo. Avviene tutto sempre nel breve periodo. Invece qua, diciamo che l'ottimizzazione anche di un articolo può avvenire anche nel tempo. Cioè, ad esempio, a me mi sembra sempre lampante quello che fa, ad esempio, Neil Patel, che tra l'altro è uno dei più grandi a livello di SEO, che... Infatti. Non cambia niente nei titoli, cioè non cambia niente negli articoli, ma cambia solo il titolo cambiando l'anno e quel contenuto ridiventa nuovo ogni volta e Google lo fa rankare sempre più in alto ogni anno. Sì, anche se non spingiamo le persone a farlo, perché no, per niente, se Google se ne accorge... Anzi, mi è capitato, scusami se entro a gamba tesa, sì. Mi è capitato... che praticamente c'era un cliente di 247 che aveva fatto storicamente alcuni articoli, ma poi che cosa aveva combinato? Oddio, aveva
Ok, per fare in modo che gli articoli apparissero sulla SERP come fatti da poco, li aveva cancellati e li aveva riscritti tali e quali. Ok. Questa cosa qui non va fatta. Va assolutamente aggiornato un articolo, è un'ottima cosa. Aggiornare un articolo in fare, come dire, scrivere poco, scrivere tanto, va bene uguale. Basta che lo aggiorni, cancellarlo e rimetterlo per farlo rientrare in SERP con la data nuova, oppure, peggio ancora, modificare solo il meta della data. Ecco, questa non è un'ottima cosa. Aggiorniamo il tag, aggiorniamo l'articolo, ma non facciamo queste robe qui. Meglio di no. Perfetto, comunque stavate in parte rispondendo a questa domanda, quindi magari ve la condivido, che era un po' questo discorso qua. Ho fatto l'articolo perfetto, diciamo, a livello di SEO, però poi c'è un lasso temporale, no? Quando ci metto effettivamente a scalare le posizioni nel SERP, a cosa devo stare attento? E quindi mi piacerebbe che riuscire a rispondere a questa domanda. E poi stavo pensando anche quanto influenza, vorrei aggiungere, l'autorità, diciamo, del tuo sito precedente, no? Tu immagino che se tu hai un sito ex novo e pubblichi un articolo, lo stesso antico articolo, se viene pubblicato su un sito autorevole che ha pubblicato tante altre cose, probabilmente Google si comporterà in maniera diversa. Beh, sì, assolutamente. Come dire, questa è la base dell'essere su Google da un po'. Sì. Cosa dicevamo prima, domain authority o esatto. Okay. Page esatto. authority, quindi quello sì, è la metrica. Uno dei parametri della domain authority è la storicità. Sì. Infatti ci sono, piccola parentesi, ci sono delle grosse oddio, quando una persona vuole andare a riesumare un dominio, oppure vuole utilizzare un dominio che prima era molto, molto utilizzato, poi per qualche motivo il proprietario l'ha perso, non l'ha più sfruttato, eccetera, eccetera, e una persona va lì e lo riesuma, sperando che si dica riesumare, oddio, non vorrei fare una gaffe a livello di italiano proprio, però vabbè, questa è una tecnica di black SEO, si potrebbe dire, che però va a sfruttare la storicità di un dominio. Certo. Perché cosa succede? Supponiamo che il dominio raffaellegirace.it sia online per 5 anni, poi subisca uno stop di 3 anni, una persona con delle capacità va a vedere che questo sito è stato online per 5 anni, lo ricompra. Questo dominio nella SERP c'è già. Nella SERP di Google, negli indici, nei database, c'è già. E quindi riacquisisce punteggio per la storicità. Però sì, questa è una tecnica che viene sfruttata anche abbastanza spesso, soprattutto in America, ecco, diciamo così. Però, come dire, la storicità, la grandezza, la freshness, la quanto spesso pubblica un articolo, tanti parametri che aumentano il domain authority. Per le tempistiche, invece, per rispondere a questa domanda, il domain authority fa parte delle metriche che lavorano sul tempismo. Si può però, da un lato, qualsiasi persona deve arrendersi, no? Nel senso, scrivo un articolo, quando Google ci fa passare gli spider, allora lì si posiziona. Questo è poco ma sicuro, è l'unica realtà. Sì. Ci sono dei casi però dove io scrivo un articolo o inserisco un prodotto nel mio e-commerce e mi serve che l'indicizzazione sia un po' più veloce. Non sempre, badate bene, perché poi farlo sempre può essere controproducente. La Search Console ha sempre la nostra amica, ha una feature che ti permette di inserire un URL che si chiama controllo URL, e
come aprite la Search Console, si vede, è la barra di ricerca in alto, e una volta che inserite un URL, che sia esso già posizionato o meno, lui vi fa il controllo. Sì. Alla fine del controllo vi dice, bene, questo URL c'è sulla SERP o questo URL non c'è sulla SERP. Se l'URL non c'è, voi potete chiedere l'indicizzazione. Badate bene, non va fatto sempre. Non va fatto sempre perché è come fare dei ping un po' più aggressivi agli spider. Sì. Oddio, ho detto una parola che mi ha triggerato da solo. E si chiama ping. Questa parola è proprio ping. C'è uno strumento di Google Webmaster, diciamo così, che si usa quando si rifà il sito. Quindi io che faccio? Rifaccio il sito web, probabilmente ho fatto i redirect, quindi il redirect serve a spostare l'atterraggio da un'URL vecchia a un'URL nuova, e questo va fatto perché con il redirect di tipo 301 io dico agli spider di Google, vedi che questo URL non esiste più, è stato spostato qui. Quindi tu tendenzialmente non perdi la posizione sulla SERP. Quindi, cosa succede? Chiaro, quindi perché se tu eliminassi invece completamente quell'URL vecchio, hai perso quel posizionamento. Hai perso tutto il posizionamento che hai guadagnato durante il tempo. Esatto, quindi esatto. Lo tieni tuo, e poi redirect. Proprio quello che dicevamo, sì. Proprio tutta la tua autorità. Esatto, esatto. Quello va a fare tantissimo. I 404 sull'autorità lavorano, fanno danni i 404. E anche qui la Search Console ci aiuta a verificare se e quali sono e andarli quindi ad aggiustare. Però è bello, e questo è il bello della SEO, che mentre parliamo di redirect, poi di sitemap, poi di indici, torniamo alla domain authority, un bordello, un macello, un fritto tutto collegato. È tutto collegato, esatto. Infatti è uno degli argomenti più tecnici, ma comunque anche più profondi del mondo del marketing. Cioè, sì, non, esatto, non a caso, esatto. Se sei uno, se un SEO specialist, diciamo, ti sei formato sicuramente a livello verticale tutto su quello, quindi... Sì, 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 sì. Per concludere quello che stavo raccontando, se... quindi rifaccio il sito, ho... probabilmente una nuova sitemap con delle nuove URL. Quindi io che faccio? Utilizzo uno strumento, mi sposto di qua perché ce l'ho ovviamente tra i preferiti, che si chiama appunto Google Ping. Il Google Ping è una cosa che vi faccio vedere, ma che è pericolosissima, perché non va fatto sempre. Va fatto quando rifaccio un sito o quando ho un bulk di URL da posizionare. Ok. E quindi se ho un bulk di URL da posizionare, li metto in una sitemap e li mando qui. Questa parte qua, non so se si vede l'URL, è esattamente uno strumento che si chiama Google Ping e chiede un parametro sitemap. Una volta che io metto l'URL qui, l'URL della mia sitemap, che come può essere una sitemap di Yoast, contiene tanti URL dentro, quindi ad esempio la page sitemap, la post sitemap, creo una sitemap apposta per il bulk di URL che voglio caricare, mia-sitemap.xml, vado qui, inserisco l'URL e faccio invio. Lui mi dice che la sitemap l'ha ricevuta. Questa cosa è tanto grossa quanto veloce, quanto pericolosa. Infatti, se voi mettete una sitemap qui, quando andate sulla Search Console, vedete che la lettura avviene subito. Quindi, ripeto, è uno strumento molto potente, ma che non va usato spesso. Ok. Ok. Poi abbiamo una domanda che incredibilmente forse non è super collegata, okay. Però in qualche modo secondo me sarà sempre collegata, che ci fa Michele.
che ci chiede se un'attività commerciale pubblica post sulla sua scheda Google My Business, quanto aiuta questo a indicizzare una scheda Google My Business? Ok, allora, purtroppo le cose non sono collegate. Google My Business è fondamentale per la SEO local e per essere su Google Maps. Sì. Quindi ha una importanza assurda. Se tu sei un negozio di bigiotteria che lavora a Roma Sud, per esempio, o in un piccolo paesino della provincia di Taranto, saluto tutti gli amici di Martina Franca, ok, basta, la smetto di fare il presentatore. Quindi, quando lavori in modo locale, Google My Business ti dà una spinta abnorme sia sulla parte di Google Maps sia sulla SEO locale. I post però vengono creati più per una questione di marketing, cioè nel senso il post difficilmente ha visibilità, tanta visibilità sulla SERP. Più facilmente invece viene messo sulla scheda di Maps quando io cerco il locale. Certo. Sulla SERP invece esce sempre sulla parte destra, quindi sotto la mappa, ma appunto, come ti dicevo, non è tanto a livello di SEO, ma ha più un obiettivo di marketing locale, a livello di tempo limitato. Ora non mi ricordo i post quanto tempo rimangono visibili, però ecco, è un tempo limitato. Quindi io non utilizzerei questa strategia per posizionarmi in modo nazionale, ad esempio. Se io invece ho una strategia di marketing che comprende anche il posizionamento local, va benissimo utilizzarla. Spero di averti risposto, Michele, e soprattutto grazie per la domanda. Sì, grazie alla domanda. Poi se non ti abbiamo risposto, se vuoi sapere qualcosa in più, ovviamente scrivici. Assolutamente. Ok. Perfetto, grazie, ha scritto, quindi ci siamo. Ottimo, fantastico. E anzi, scusa per l'attesa. Ok, cioè, ho anche un'altra domanda che ci hanno fatto in precedenza, che chiede: quanto sono dannosi i contenuti duplicati, esempio copiati da altre pagine? Prima okay. L'abbiamo detto. Cioè, nel si senso, chiama... prima abbiamo detto se io duplico il mio articolo anche su un sito più grande, cosa succede? Ah. Ok. Beh, non si fa, praticamente. Non si fa perché Google ci sgama in un attimo. Questa roba qua si chiama plagiarism, plagio, mm-hmm. plagio di contenuti. E quando noi andiamo a fare il plagio dei contenuti, avviene penalizzazione, ma vera e propria penalizzazione. Però ora che ci penso, come dire, la duplicazione dei contenuti può essere non solo io, Raffaele Girace, copio palesemente un articolo di Francesco Pomponio e lo metto sul mio blog, ma anche io sul mio sito posso fare contenuto duplicato. Sì, in certo. Che modo? Scusatemi se ogni tanto mi tampono, ma al momento ci sono 29 gradi e 1, quindi abbiamo perso 0,4, ma è comunque molto impegnativo. Quindi dicevo, i contenuti duplicati sul mio sito web io posso crearli banalmente ricopiando sempre lo stesso pezzo di codice sulla pagina prodotto, quindi non andando mai a modificare in modo dinamico il contenuto della pagina prodotto. Google reputa contenuto duplicato se trova addirittura, non voglio dire cose non vere, ma se non erro è il 20% del contenuto tecnico di una pagina, quindi si parla di codice, il 20% del codice di una pagina in un'altra è contenuto duplicato. E a questo punto come si fa?
Se io ovviamente ho un e-commerce, avrò molto più del 20% del mio codice duplicato. Si utilizza il tag canonical. Il tag canonical va a dire a Google: questa pagina è canonica, quindi questa pagina è lei. Io non sto duplicando il contenuto, lo sto creando diverse pagine. Questa cosa qua si può avere sia negli e-commerce, quindi con tante pagine prodotto, ma sia con siti che hanno la stessa lingua in nazioni diverse. Vi faccio un esempio. Supponiamo di avere un sito multilingua e parlare ai tedeschi che vivono in Germania, quindi probabilmente raffaelegirace.it, che poi non sarebbe .it, però vabbè, non entriamo anche in questo. In punto de. Punto de, sì. Appunto, al massimo .com /TE, quindi facciamo così, raffaelegirace.it /DE/URL incomprensibile scritto in tedesco. Se io invece parlo anche alle persone svizzere del cantone tedesco, io avrò raffaelegirace.it /CH-DE URL incomprensibile in tedesco, io probabilmente avrò la stessa pagina, identica al 100%, perché ovviamente il cantone tedesco della Svizzera parla tedesco, che è il tedesco della Germania, e quindi in questo caso io avrò l'obbligo di andare ad inserire il tag canonical, andando a inserire anche il tag hreflang. Il tag hreflang, così come può far intuire il suo nome, va ad indicare le diverse URL della stessa pagina nelle diverse lingue. Quindi, esempio, se io ho la pagina raffaelegirace.it /DE/DE URL 1, esempio, e poi ho /CH-DE URL 2, le due pagine dovranno essere interconnesse da un hreflang. Nella pagina CH, quindi Svizzera, io dovrò dire che hreflang DE/DE è Raffaele Girace DE/DE URL 1. Sull'altra invece dovrò dire che sulla pagina tedesca dovrò dire che la pagina svizzera tedesca è CHDE. So che questa cosa è oddio Raff, ma che cavolo stai dicendo? Lo so, può essere complicata, ma è proprio la separazione dei contenuti in diverse URL. Come lo faccio? Con il canonical e con l'hreflang. Vado a dire ai miei spider: vedi che lo so che è uguale, lo so, è scritto in tedesco, il tedesco quello è. Però questo è tedesco per la Germania, quindi Geo Germania, e questo è tedesco Geo Svizzera. Ok? Chiarissimo. Quindi, concludo, contenuto duplicato non solo me verso gli altri, ma anche me su me. E dobbiamo gestirlo. Sì. Vai. Ok, che poi Michele ci chiedeva un po', penso che siamo riusciti a rispondergli, se creo due pagine del sito quasi uguali, dove tra una e l'altra cambia pochissime cose, Google ovviamente lo vede, che succede, no? Quindi appunto l'esempio dell'e-commerce, che magari c'è una differenza minimissima da due prodotti, esatto. E tu quindi attraverso l'URL e non mi ricordo più il termine tecnico di... Il canonical. Fai capire a Google, ok, sì, lo so effettivamente che sono due pagine praticamente identiche, ma questa ha questa differenza con quest'altra, fondamentalmente. Esatto, è proprio questo il concetto. Questo tag canonica va messo nella head, come tutti i tag importanti, e va ad indicare proprio che questa pagina è canonica. Quindi lo so che su queste pagine cambia poco tra loro, ma è voluto. Ok? Assolutamente. C'è una cosa... Vai, di pure. Quindi il fatto che poi ho messo il canonica significa che se io cerco
per esempio facendo l'esempio di due creme da sole, per esempio, una è 50 ml e l'altra è 75 ml, quindi sono praticamente identiche, ma cambia una piccola cosa. Metto il tag canonica su quello 50, io cerco crema solare, mi esce soltanto la pagina 50. Allora, innanzitutto, cioè diventa prioritaria. Non è così. Non devi metterlo innanzitutto solo su quella da 50, devi metterla su tutte e due, perché tutte e due sono le pagine che copiano il contenuto. In realtà, quando fai questa cosa qui, il metodo di gestione della non duplicazione è la variante del prodotto, che non varia con un URL, ma varia con, come dire, cioè non è un'altra pagina, è un'altra visualizzazione del prodotto, ok? Quindi cambia solo tecnicamente sulla pagina quello che vado a vedere, ma non cambia pagina. Quindi questo è il modo in cui io gestirei questo specifico esempio che hai fatto. Se proprio dovessi gestirlo con il canonical e risponderti a quella cosa che hai detto, io non metto il canonical in una sola pagina, ma in tutte e due, e dovrò lavorare poi a livello di posizionamento, perché se una è crema viso 50 ml e ha come titolo pagina crema viso Francesco Pomponio 50 ml e quell'altra è crema viso Francesco Pomponio 75 ml, dipende quale delle due ti esce, dipende dal contesto. Magari, perché no, tu hai già visto delle altre pagine, no? Hai già fatto delle ricerche anche basandoti sulla quantità della crema, e Google ti proporrà la 75 piuttosto che la 50 perché tu hai già cercato una da 75. Potrebbe essere, assolutamente, perché ricordiamoci sempre che tutte le ricerche poi vengono associate a te, no? Sì. Entri in quel famoso segmento di pubblico in market. Ok, spero di avervi risposto, ecco. Assolutamente sì, almeno per quanto mi riguarda, poi sempre tutti liberissimi a fare domande. Allora, ci avviciniamo quasi a un'ora e mezza, quindi andrei con quella che è un'ultima domanda un po' aperta, poi ovviamente... Se ci sono altre domande, fatele pure nei commenti. Finché non arriviamo a 30 gradi, Raffaele può stare dentro quella camera. Sto per lanciare un nuovo servizio sauna. Quindi, se volete, potete venire, facciamo una sauna insieme. E però prima devi posizionare la tua pagina. La domanda è questa, molto aperta, quindi quali sono i nuovi trend nella SEO? Oddio! Abbiamo parlato di BERT, abbiamo parlato di questo nuovo aggiornamento. A cosa dobbiamo stare attenti e da seguire attentamente magari nuovi aggiornamenti, nuove cose? Sì, un po' ne abbiamo già parlato all'inizio della live. Un po', diciamo, si è anche intuito con gli articoli enciclopedici. Sì, beh... Conta che in realtà gli articoli enciclopedici sono sicuramente attualissimi, ma anche, come dire, anche una tecnica datata, diciamo così. Certo. Perché fare gli articoli enciclopedici ti dà sempre dei buoni risultati, ti fa aumentare il numero di parole chiave per la quale la pagina si posiziona, ti dà la possibilità di creare più link interni, ti dà un sacco di possibilità. I nuovi trend della SEO, quello che mi viene da dire, anche appoggiandomi al penultimo update, non di giugno, ma quello di maggio, che è stato un update, diciamo, un po' più piccolo rispetto a questo core update, ma che parla, cioè più che parla, si basa sulla qualità dell'esperienza dell'utente. E in qua, oddio, italiano ormai perso, alle 20 basta più italiano, e
su questo update si parla di velocità di caricamento delle pagine, si parla di distanza tra gli elementi, fare in modo che il sito sia ben utilizzabile da mobile. Cioè, praticamente, come dire, per farla breve, questo update di maggio è un rafforzativo, diciamo così, di Mobile First. Mobile First era un algoritmo di qualche anno fa che spostava il paradigma del posizionamento dal sito desktop al sito mobile. Parentesi, ancora oggi c'è gente che prima disegna il sito desktop e poi forse quello che viene mobile. Sì, grande errore anche tra i marketers che fanno landing page partendo dal desktop invece di partire dal mobile. Anche questo è vero, perché comunque la maggior parte del traffico ti arriva da mobile. Sono d'accordissimo, però come dire, quando fai una landing page sai che ci devi mandare traffico? No, non è vero. Ritratto, soprattutto perché ci mandi traffico paid, dovresti vedere prima da mobile come esce. Però vabbè. Tornando sul discorso mobile first, la velocità di caricamento, ad esempio, la velocità di caricamento, che è una cosa che è sempre stata sottovalutata alla grande, è tipo uno dei primi parametri di creazione di una metrica che lavora poi sull'indicizzazione. Lo speed index, una cosa del genere si chiama. Ok. Ed è molto importante. È un tool particolare da consigliare. Assolutamente, molto molto semplice. Lighthouse o il Page Speed Insight. Lighthouse, facciamo così. Io apro adesso un sito a caso. Ok. Apro un sito a caso. E faccio share, ovviamente. Quindi faccio share screen e spero di non fare danni, che magari Roberto si incazza. Ovviamente scherzo. Lighthouse si trova nella tab di F12. Quindi noi andiamo sul nostro Chrome o su Mozilla. Ecco, no, non è vero. Su Mozilla c'era uno strumento simile, ma Lighthouse, usiamo lui che è molto più pronto, molto più puntuale nelle risposte. Quindi tasto destro, ispezione elemento o F12 sulla tastiera, e qui tra le varie tab che si aprono, oltre la console eccetera eccetera, c'è appunto Lighthouse. Lighthouse ci dà la possibilità di creare un report basandoci sulle performance del sito visto da mobile. Quindi io che faccio? Clicco su performance, mobile, e faccio generate report. Questa cosa è la stessa di fare page speed, ecco, page speed insight. Lo apro qui e inserendo l'URL in questa barra di ricerca, lui mi dà un po' più approfonditamente, ecco, diciamo in un modo un po' più visibile, tutte le metriche di velocità e quindi di performance del mio sito web, in questo caso, che è un 87, quindi è giallo. E c'è margine di miglioramento. E mi va a dire che il first contact. Full paint esce dopo un secondo, che solo dopo un secondo e sei di caricamento il cellulare appare con un qualcosa che si può vedere. Il tempo di interazione è 3 secondi e 9. Ciò vuol dire che ogni utente, prima di poter scorrere o cliccare, deve aspettare 3 secondi e 9 di caricamento. Questa cosa ovviamente non va molto bene. Quindi la parte di
performance, dispositivi mobile, dispositivi desktop, è molto 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 importante e lo sarà sempre di più sulla parte di tutto legato all'esperienza, è sempre tutto legato all'esperienza. Una cosa che mi sento di consigliare e che mi è venuta in mente adesso guardando Minimizza CSS. Minimizza CSS è legato alla quantità di codice che è scritto sulla pagina web. Questo cosa c'entra, no? Parlavamo prima della velocità di caricamento, quindi tutto il codice, tutto il CSS, l'HTML, il JavaScript che viene scritto sulla pagina web viene poi renderizzato, no? Viene letto dal browser. E ovviamente questa lettura ne rallenta il caricamento, quindi il first content full paint e il time to interactive. Dove voglio arrivare? Ci sono persone che ad oggi costruiscono i propri siti web sfruttando dei builder. Uno su tutti, e non so se possiamo fare i nomi, ma sì, ma che ce ne frega, Elementor. Su tutti. Live sponsorizzata da Elementor, ve lo ricordiamo, trovate il link. Aspetta, adesso metto il banner di Elementor. Elementor è tanto bello per fare le landing, tanto user friendly, quanto un cancro proprio lato SEO. Perché Elementor, soprattutto il pro, ha quella cosa che ti carica milioni di asset, milioni di CSS, milioni di cose. E poi ha la parte bruttissima che se io creo un pulsante su una mia landing page, su una mia pagina, e poi lo duplico, lui non è che mi copia la classe, roba del genere, me ne crea un altro. Mi crea altro CSS uguale a quello di prima. Quindi tutte queste cose qua ovviamente vanno ad impattare sulla velocità di caricamento. Certo. Bene, basta, ho parlato troppo, so che alcuni mi odiano per quanto sto parlando, però per rispondere alla domanda, ecco, facciamo così, i nuovi trend della SEO, ottimizza il tuo sito web, lato tecnico, fai in modo che il tuo sito web sia assolutamente responsive e non strizzare gli occhi, tu che guardi questa live, quando dico responsive, perché non è detto che tutti i siti oggi siano responsive, anzi... E siamo nel 2021. Fidati di me, ci sono ancora tanti siti che non sono responsive. E responsive non è solo che quando vado da mobile si gira, si mette uno sopra l'altro, ma anche i testi. Fate caso ai testi, alla grandezza dei testi. Uno degli errori che più spesso vedo circa la parte responsive, la parte di ottimizzazione tecnica dei siti web, è che il testo è troppo piccolo per essere tappato e quindi questo è un problema di responsiveness. Quindi tutta questa roba qua, prendete il vostro sito, mettetevi lì da mobile e trovate tutte le cose tecniche che non vanno bene. Perfetto, perfetto. Mi sembra un'ottima chiusura. Ok, ottimo. Io direi che l'ottima chiusura, però, sono i 29 gradi punto zero, quindi abbiamo perso un altro 0,1. Se ci va bene, verso le 11 saremo a 27 e potremo dormire serenamente grazie al nostro ventilatore che fa quel lavoro. Esatto, va bene. Io in realtà volevo farti un'ultimissima domanda, okay. Che se hai qualche libro o corso da consigliare anche te, ovviamente Davide, entrambi, e fermo restando che comunque mi pare di vedere che le cose cambiano talmente tanto velocemente che è difficilissimo, però sicuramente ci saranno magari libri basi che sono sempre, che almeno per ora sono sempre valide,
e diciamo corsi che aggiornano abbastanza spesso, oppure magari anche figure da seguire, oltre a Raffaele Giraci, ovviamente, in tema SEO. Allora, sicuramente c'è Search Engine Journal, che è un blog che racchiude tantissime notizie legate non solo al mondo SEO, anche al marketing, quindi anche al SEM, diciamo così, che è molto 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 ben fatto. Sicuramente il tweet, pardon, no, il tweet, l'account Twitter di Google Search Liaison, come si chiama lui, anzi, chiediamo formalmente una... Come si pronuncia? Io non lo so. Lo va dico bene. Qua in diretta. Come si pronuncia? Risponde. Faccio un appello. Risponde Larry Page con... e poi sicuramente la parte blog.google, che è legata al link che vi ho mandato prima. Il link che vi ho mandato prima è del blog di Google, che è molto 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 interessante. Esatto, blog.google. E lui parla di tutti gli update, tutto quello che c'è da sapere. I libri, purtroppo, non è una volta scritti sono già vecchi. Esatto, purtroppo è proprio questo. Una volta mi è capitato in aereo, tornavo da Catania verso Roma e c'era un ragazzo che aveva un libro del 2006 che aveva appena pagato 29 euro. Io ho guardato il libro e gli ho fatto: sei del mestiere? E lui mi fa: no, in realtà vorrei entrarci. Ah, che libro stai leggendo? Questo non lo so, l'ho preso adesso. Solo che l'ho riconosciuto e gli ho detto: ah, vabbè, un po' datato. E lui mi dice: ah sì, è datato? L'ho appena pagato 30 euro. Allora, da lì non gli ho più risposto, non ho più avuto il coraggio di guardarlo in faccia. Il coltello della piaga. Purtroppo è vero. Sai cos'è? Ci sono tanti, tanti SEO specialist, diciamo così, che poi... Piccola parentesi, una cosa bruttissima di ogni SEO specialist è che tutti gli altri sono tutti fuffaguru. Questa cosa la voglio dire, mi voglio sfogare. Per ogni SEO specialist, tutti gli altri sono fuffaguru. E questa è una cosa veramente... A parte, non è vero, perché come c'è tanta gente brava a fare advertising, a fare marketing, a fare questo e quello, c'è tanta gente brava a fare SEO. Quindi chi chiama gli altri fuffaguru già dovrebbe dire: vabbè, basta, mi sono preso i miei 15 minuti di celebrità e cambiare mestiere. Poi, una cosa giusta però è che i libri non si scrivono. Cioè i libri sulla SEO sono vecchi, come diceva Davide, vecchi quando hai finito di scriverli. Ce n'è uno che si chiama SEO Audit Avanzato, che forse è l'unico che consiglio, che è un mattoncino, e parla di come fare appunto le audit SEO molto bene, molto avanzate, e parla di parte tecnica, parte contenutistica, molto molto interessante. Però non consiglierei altro, perché... C'era, ad esempio, un libro che mi è piaciuto tanto tempo fa, ed è molto vecchio, che si chiama Google SEO, ed è di Marco Ziero. Marco è un ottimo professionista, fa parte di una agenzia di comunicazione, ora non so cosa sia, un'agenzia di marketing di Treviso o Trieste, non mi ricordo, qualcosa che inizia con Tr, dovrebbe essere Treviso. E lui è molto bravo, ha scritto un ottimo libro, ma ve lo dico con il cuore in mano, se lo dovete pagare più di 10 euro potrebbe essere un investimento che non vale la pena. Quindi magari se lo trovate usato va bene uguale.
E poi sì, SEO audit avanzato, come persone da seguire. C'è sicuramente Riccardo Mares di Studio Samo, che è un ottimo dispensatore di ottimi consigli. Neil Patel, ragazzi, ma chi mi stavo scordando? Neil Patel. Neil Patel è the king of SEO. Lui è pazzesco. A parte che i suoi prodotti, Ubersuggest, l'estensione di Chrome di Neil Patel, fa tutto ciò che fa SEO Quake più tante altre estensioni gratuitamente. Cioè, solo questo basterebbe. Ragazzi, Neil Patel, ovviamente non è difficile andare a capire chi è. Neil Patel. E basta, direi, basta così. Non mi viene in mente nessun altro nel mondo della SEO. Tra l'altro, intanto che parli, vorrei fare ringraziare il caffè che ci ha fatto un ride. Scusami? È una roba di Twitch. In pratica, cosa succede? Altri canali, quando finiscono la trasmissione, fanno un ride ad altri canali, portando i loro utenti live nell'altra live. Tutte live. Quindi, e si chiama Ride, quindi lo volevo ringraziare per fantastico. Per il ride che ci ha fatto. Grazie mille, non so di cosa tu stia parlando. purtroppo... Sì, anche è vero, è chiarissimo, va. Ok. Comunque. Perfetto. E allora, io tra l'altro ringrazio tantissimo Raffaele e anche Francesco. Grazie a voi. Perché è stata, come dice... Serafin, molto è un argomento gigante, lo sappiamo, però l'hai spiegato molto molto bene, quindi andate a vedere tutti gli approfondimenti, a seguire anche tutte le persone che vi ha detto Raff, da questo punto di vista, perché sono veramente importanti e seguirle vi darà sicuramente un aiuto per applicare ancora meglio di come magari state facendo adesso tutto il mondo SEO, o se non lo state facendo comunque vi daranno le basi proprio oltre a questa live per applicare. Certo, sì, assolutamente, diciamo che appunto come abbiamo detto è un mondo talmente tanto in continuo cambiamento che corsi, libri, è difficile riuscire a rimanere aggiornati così, praticamente impossibile. Quindi alla fine la cosa migliore da fare è seguire appunto magari figure che stanno sul pezzo su questi temi, continuare a aggiornarsi, anche Google in realtà, poi molte risorse che abbiamo elencato sono poi assolutamente da lo stesso Google, gratuite, quindi in realtà basta anche smanettare lì, poi cercheremo di mettervi il più possibile tutto sul canale Telegram. E concludo dicendo che ovviamente questa live troverete sul canale YouTube già da domani o da dopodomani, nei prossimi giorni, e insieme anche a tutte le altre live, per esempio tema sempre SEO, c'è stata quella di YouTube che ha fatto 2 giorni fa Davide, quindi se volete approfondire il tema e tutti gli altri temi, li trovate lì. Yes. E tra l'altro vi ricordo che seguite questi canali, perché naturalmente qua arriveranno aggiornamenti, e se faremo altre live sulla SEO, quindi nuovi aggiornamenti che arriveranno, almeno siete sempre sul pezzo, perché almeno abbiamo il nostro esperto Raff che viene a parlarci di tutti questi nuovi aggiornamenti, eccetera. Sì, sono comunque molto più bravo nel fare che nel raccontare. Come tutti noi, però almeno... Esatto. Sperando che la temperatura in camera di Raff non superi 30 gradi. Mamma mia, io adesso mi prendo così come sono, mi butto nella vasca. Mamma mia. Ok, grazie mille per avermi invitato. Grazie a tutti, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ottimo. E alla prossima. Alla prossima live. Ciao a tutti. Domani ci sarà io e Stefano che parleremo d'analisi dei dati. Quindi... Ci vediamo,
ci vediamo domani per chi ci seguirà. Figo. Sarò dall'altra parte a fare i commenti allora. Anch'io. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao, ciao a tutti.